Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2013, oggi importante conferenza internazionale New Indicators for a Better World. Abbiamo parlato di indicatori ambientali, facciamo un punto della situazione della mattinata, quindi gli interventi con il professor Luigi Bruzzi. Io sono stato un po' l'ideatore di questa conferenza e stavo lavorando su questo tema degli indicatori ambientali e ho pensato, siccome noi facciamo questo incontro regolarmente tutte le fine settembre da 6 anni a questa parte, di dedicare questo convegno proprio al problema, al tema degli indicatori. Cosa sono questi indicatori? Sono delle variabili che determinano, diciamo così, lo stato di una certa risorsa, se questa risorsa si presenta pulita, più o meno disponibile, eccetera, come può essere per l'acqua e per l'aria. E ultimamente si è sviluppato anche un nuovo tipo di indicatori che sono quelli che riguardano la vita sociale e l'economia delle comunità umane. Ecco, su questo tema abbiamo iniziato a sviluppare interessi anche di carattere scientifico partendo da studi molto recenti fatti sia in Europa che in Canada in particolare, che hanno dimostrato che un indicatore che sia in grado di valutare la qualità della vita di una certa popolazione deve inevitabilmente tener conto non solo, diciamo, delle variabili tipicamente ambientali tradizionali come possono essere la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, del suolo, eccetera, oppure la biodiversità, ma bisogna tener conto anche del contesto sociale ed economico attraverso una serie di altri indicatori che comprendono, che determinano la qualità della vita in pratica, quindi la salute della componente umana, i rapporti sociali, la sicurezza, tutti i temi che fino ad ora sono stati trascurati e che devono invece trovare un'utile collocazione nelle operazioni di valutazione della qualità, non solo nello stato dell'ambiente che si sta studiando, ma anche della sua evoluzione. Direi, come al solito, sintetico ma pregno. Oggi pomeriggio andremo ad affrontare invece, insomma, altre tematiche. Avremo Pedro Fernandez, avremo Alessandro Bonoli da Bologna, il professor Giacomelli, grande ritorno, uno dei nostri, delle nostre star, se vogliamo, che peraltro abbiamo già intervistato, e poi Marco Sumini, poi con le conclusioni di Maria Betti. Infine vogliamo anche sviluppare così una riflessione, una battuta sul libro che verrà presentato in coda all'evento, La gestione sostenibile dell'ambiente. Sì, questo libro è il frutto di una lunga e produttiva collaborazione tra, diciamo, studiosi delle università italiane, in particolare l'Università di Bologna e le università spagnole, tra le quali il ruolo, diciamo così, portante di questo libro viene dall'Università di Granada. E il libro finalmente, dopo essere uscito in versione spagnola, viene finalmente a essere prodotto, stampato anche in lingua italiana, dopo un lavoro di traduzione molto laborioso e molto faticoso. E questo risultato della versione italiana verrà evidenziato nell'ultima parte della conferenza, dove accanto a riflessioni tipiche della interprete, della traduttrice che ha curato la parte più... Noemi De Carlo, vogliamo ricordarlo. Ecco, Noemi De Carlo, che ha dimostrato grande tenacia, grande capacità, pur essendo soltanto alla soglia della tesi di laurea, e la giornalista Paola Rubi, che dovrebbe individuare, diciamo, un pochino quelli che sono anche gli aspetti di tipo etico, di tipo sociale e, diciamo, più in generale di quella che è la cultura popolare su quello che viene realizzato con opere tipo questa che stiamo considerando. Grazie, professor. Ok, grazie.